Bentrovati ai telespettatori di Teleregione, ci troviamo ad Oristano per la Sartiglia 2010, la giostra equestre più importante dell'isola. Quest'anno ha tantissime novità e Teleregione per la prima volta le documenterà per voi. Durante il percorso di questa bellissima giornata vedremo le interviste realizzate da Paul De Santi, da Piero Marongiu, che documenteranno le diverse manifestazioni collaterali, ma soprattutto i pareri della gente, tantissima oggi ad Oristano nonostante il freddo pungente di questi giorni. Passiamo alla prima parte della Sartiglia 2010. Quest'anno 545esima edizione, tantissime le novità, la prima è soprattutto quella che riguarda la sicurezza. Quest'anno un'ordinanza del sindaco ha previsto rigidi controlli anche per i cavalieri, 120 cavalieri che verranno a campione controllati per quello che è l'etilometro, perché dopo l'incidente dell'anno scorso quest'anno si è deciso insomma di controllare soprattutto il passaggio della gente durante il percorso delle pariglie. Io mi trovo dove? Nella sede del presidente del gremio dei contadini. Tantissima gente in attesa di vedere la vestizione dei succomponitori Mauro Secci, appunto del gremio dei contadini, tantissime particolari che poi descriveremo man mano durante la vestizione. Ora darei la parola a Paul De Santi per le interviste proprio fuori dalla sede del gremio. Apertura di Sartiglia, siamo naturalmente con un oristanese doc, siamo con Cristian Cocco. Ciao Cristian. Buongiorno, perché per me è appena svegliato, è dura. Sai, noi oristanesi la Sartiglia la viviamo non solo il momento della corsa, ma tutto il contorno. Ma queste sono le tue veline? Le veline sarde, oristanesi, guardate la bellezza del costume di Oristano, giusto? Questo è il costume di Oristano, guardate la bellezza, che dicono sempre le sarde basse, guarda che belle alte. Come si prospettano questi giorni di Sartiglia? Io spero bene. Notavo una cosa, che a differenza degli altri anni penso ci sia meno afflusso di turismo, almeno credo così, almeno ho una mia impressione. Io ogni anno non me la perdo mai, cerco sempre di essere qui per vivermela sino in fondo. Un aneddoto di una Sartiglia che ti è rimasta nel cuore? Tutte, le Sartiglie sono tutte buone. A cavallo ci siamo andati? Sì, io ho un cavallo, ne avevo quattro, me ne è rimasto uno, però non vado a cavallo. Il mio è un cavallo pensionato, bello grasso, sì, perché ci sono andato l'ultima volta, mi ci ha scutto da un'altra parte e allora ho detto meglio non andare a cavallo. Ci sarà la vestizione tra non molto del succomponitore, che poi tengo a precisare che il succomponitore Mauro Secci è un mio parente, perché è fidanzato con una mia cugina di primo grado, quindi ecco perché sono anche allora qui. Ci trasferiamo? Sì, io ero prima lì da loro perché stavo mangiando e bevendo, poi sono dovuto venire qui di corsa e sono le 11, neanche siamo già picchiati in testa. Gli oristanesi sono così. E allora ci trasferiamo, andiamo proprio dentro dove ci sarà la vestizione. Boom, 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 yeah. Boom, boom, boom.